Nuovo ospite, ma stesso argomento, perché parliamo sempre di vento. Se poco fa ci siamo dedicati al tema del mini-eolico, qui invece siamo nell'eolico tradizionale, possiamo dirlo. È con noi Davide Astiasio Garzia, se leggo bene, che è segretario generale appunto di ANEV, che è l'Associazione Italiana dell'Energia Eolica. Adesso insomma l'ho detto in maniera semplice. Sì. Allora, il vento fa parte dell'economia circolare e come? Allora, il vento senz'altro è una delle risorse rinnovabili, disponibili in natura, di cui l'Italia possiede un potenziale importante, e questo è uno degli aspetti principali proprio per l'economia green circolare nel suo complesso. Questo perché è chiaro che per ogni tipologia di risorsa rinnovabile, parlando sempre appunto di tutto ciò che rispetta l'ambiente, quindi di green, di circolarità delle risorse, occorre anzitutto sfruttare le potenzialità disponibili sul territorio, che in Italia prevalentemente sono quella solare e quella eolica. Questo è importante appunto perché, a prescindere poi dalla singola tecnologia, occorre utilizzare ciò quello di cui disponiamo c'è. Di più. Per quello che riguarda precisamente l'eolico, in Italia abbiamo installati circa 9 gigawatt e mezzo di potenza, che diciamo abbiamo ottenuto un buon risultato in questi ultimi anni. Siamo tra i paesi con più esperienza nel settore su tutte le zone, su tutta la filiera. Però dai studi che abbiamo portato avanti, non solo da ANEV ma da RSE o anche da altre organizzazioni ed enti riconosciuti, c'è un potenziale ancora fortemente disponibile, non espresso, diciamo, non ancora utilizzato ad oggi, quindi c'è ancora un margine di crescita nel settore. Su questo argomento ci siamo interfacciati anche con le istituzioni, con i ministeri, che hanno convenuto con noi che c'è possibilità e quindi occorre stabilire delle linee. E per questo infatti ci apre la domanda, che è quella di quali sono gli obiettivi della politica energetica nazionale. Esattamente, quali dovrebbero essere, perlomeno? Allora, noi appunto, come dicevo, abbiamo interloquito soprattutto il Ministero dello Sviluppo Economico nella fase di consultazione della SEN, della Strategia Energetica Nazionale 2030, e anche loro stessi hanno riportato nella strategia un potenziale di 16-17 gigawatt di eolico installato al 2030. Quindi ora siamo a 9, possiamo arrivare a 9,5, possiamo arrivare a 16-17 nei prossimi anni per, diciamo, appunto sfruttare in questa risorsa disponibile. 12 anni? Sì, in 12 anni è quello che prevede la SEN, diciamo, come obiettivo al 2030. Ci si può arrivare anche prima? Ci si può arrivare anche prima o non ci si può arrivare, nel senso che poi molto dipende anche da come la strada viene tracciata e soprattutto una linea delle indicazioni più a medio termine, che adesso in Italia sono purtroppo abbastanza mancanti. Questo è uno delle principali criticità, perché nel nostro paese un investitore ha difficoltà a fare una pianificazione di 4-5 anni, perché mancano le norme, manca una programmazione annuale, e questo aumenta anche i costi, perché possiamo vedere che se io imprenditore so già che posso acquistare delle turbine nel 2020-2021, posso sicuramente far abbassare, diciamo, i costi di installazione e quindi poi il costo dell'energia prodotta. Ecco, ha parlato di arrivo al 2030, sì. Ma noi siamo abituati a pensare all'eolico, diciamo, chi non lo conosce, non ha detto ai lavori, alle famose pale che si vedono per strada in alcuni ambienti, eccetera. Quanto dura quel tipo di impianto una volta fatto? Allora, con l'impianto dura in media una ventina d'anni, diciamo, come tempo medio. Adesso infatti abbiamo diversi impianti che sono arrivati a fine vita, è una delle principali attività che stiamo portando avanti ultimamente, è quella proprio di rinnovare il parco eolico esistente, sostituendo le pale più vetuste che sono arrivate a fine vita e che sono anche quelle con una tecnologia più obsoleta, con nuove tecnologie più efficienti, più moderne, più silenziose e che producono di più a parità più o meno di aria spazzata, diciamo. Quindi questo che vuol dire? Che si potrebbero sostituire 10-15 pale con 2-3 pale, quindi anche con un impatto paesaggistico molto inferiore, ottimizzando la produzione e diminuendo l'impatto. Però ci vorranno delle somme, dei soldi.
Esattamente, ci vogliono delle somme, ci vuole soprattutto uno snellimento delle procedure dell'iter autorizzativo per questi rifacimenti, perché parliamo di siti già occupati dall'industria, perché sono siti a tutt'oggi industriali. Per avere un tempo tecnico di dismissione. Comunque. Esattamente, ci vorrebbe che questa dismissione e poi rinnovamento dei siti più vocati, perché poi non è detto che tutte le prime aree occupate siano quelle a maggior ventosità, quindi diciamo tra quelle dovrebbero essere selezionate quelle migliori e sfruttare i luoghi diciamo più importanti idonei. Dal punto di vista. L'ultima cosa, che cosa fa l'ANEB quest'anno ad Ecomondo? Se ci vuole ricordare qualche appuntamento che avete? Sì, senz'altro, noi facciamo dei corsi di formazione, facciamo due eventi importanti, due convegni importanti che si terranno domani, uno nella mattina e uno nel pomeriggio, a cui sono invitati come interlocutori le istituzioni, oltre che il mondo industriale del settore. Il primo, quello della mattina, sarà proprio focalizzato in particolare sul potenziale eolico al 2030, su quello che si può fare nel futuro e anche con un particolare riferimento ai rifacimenti. Mentre quello del pomeriggio è più incentrato sul mercato europeo, che è importante anche capire il contesto in cui stiamo. Viviamo in un mondo in cui il mercato elettrico sta cambiando velocemente e quindi è importante anche cercare di ottimizzare quello che mette a disposizione l'Europa anche esattamente, su questo fronte. E adeguarsi a queste linee. Grazie al segretario generale di ANEV, che è l'Associazione Nazionale Energia del Vento, Davide Astiasio Garzia, buon lavoro e grazie buona fiera. Anche a voi, buona fiera, arrivederci.